Eccoci qui di nuovo in onda, lezioni di stile Irina Tirdea per voi, con Alessia, il nostro make-up artist per oggi. Alessia, cosa mi hai preparato dal punto di vista delle tendenze della nuova stagione? Come ci dobbiamo preparare? Ok, allora per nuova stagione io direi che comunque per andare in un cocktail va benissimo questo rossetto così anche abbastanza sul borgogna acceso, poi andremo appunto ad abbinare un trucco occhi che vada a essere abbastanza armonioso, quindi sempre sui toni diciamo del borgogna ma anche comunque del giallo e dell'oro. Ottimo, quindi la tendenza dobbiamo capire che è questa, no? Sì, Il colori punto di caldi. il protagonista, no? I Sì, colori caldi, sì, sì, sì. tanto palette di marrone, giusto, nelle varie Sì. sfumature, e con il tocco del color borgone, che tra l'altro lo vedremo anche nelle tendenze dell'abbigliamento spessissimo. Possiamo partire? Come no? Allora, andiamo subito a iniziare andando a correggere la parte appunto sotto l'occhio, quindi mettiamo un po' di correttore solo all'inizio con un pennello lingua di gatto e andiamo a stenderlo da una parte e dall'altra. Questo è un prodotto adatto per qualsiasi tipo di pelle. Sì, dipende, il correttore può essere anche, diciamo, in diverse modalità, per esempio abbiamo il correttore in crema che io lo consiglio per tutti i tipi di pelle, ecco. Poi abbiamo il correttore in polvere e questo non lo consiglio solamente per le pelli più grasse, visto che comunque la polvere va a seccare la zona e in Che fa generale. caso il mio con la Sì. pelle? Con un grande eccesso di sebum. Ecco, sì. Questo è il mio aiuto per oggi, anche perché questo trucco dovrà essere a posto per più di 8 ore. Certamente sì, e poi andremo a fissare il tutto, comunque andiamo sempre ad utilizzare delle polveri, però ecco con parsimonia non andiamo ad utilizzare la polvere come strumento principale perché appunto avendo una pelle diciamo che più tendente al misto grassa, questo non andrebbe bene. Una volta che abbiamo applicato il correttore, andiamo subito a fissare la zona per evitare che il correttore appunto vada nelle pieghette. Utilizzo questo pennellino molto particolare di Nabla. Ne prendo giusto un pochino, non vado a fare baking perché appunto non vogliamo interamente andare a seccare la zona, ma semplicemente andiamo con dei movimenti molto molto leggeri a fissare il tutto. Quindi abbiamo preparato nostra zona. Questa potrebbe essere una base da utilizzare sempre, non Sì, solo per sì, sì. questo caso. Assolutamente, questo diciamo che adatta a tutte le occasioni. Appena, diciamo, se vogliamo subito dare allo sguardo quel tocco fresco, sveglio, ecco, diciamo che ci fa iniziare bene la giornata, questo è lo step giusto da fare. Andiamo subito a iniziare con appunto la zona della palpebra, quindi il trucco occhi, vado ad applicare il correttore, grazie, a mo' di primer, lo vado a stendere su tutta la palpebra, prima così e poi con un pennellino. Che il primer ci dovrebbe aiutare a mantenere a lungo il Sì, nostro trucco. assolutamente, se noi abbiamo intenzione di utilizzare degli ombretti, diciamo, polverosi, uno step che non possiamo assolutamente perdere è appunto quello di utilizzare il primer, perché appunto fa durare molto di più il trucco e inoltre permette di fissare bene gli ombretti. E questo è valido anche d'estate, come anche d'autunno, Sì. inverno, per tutte le stagioni. Allora, diciamo che io per l'estate consiglio di usare, diciamo, prodotti magari più cremosi, quindi prodotti più facili da stendere, eccetera. Ecco, per l'autunno invece, in stagioni più fredde, anche l'ombretto polveroso con il primer indicato, però diciamo questo dal mio punto di vista. Quindi ci dobbiamo capire che dobbiamo adattare un attimo la pelle in Sì. base alle condizioni Sì, climatiche. esatto. Diciamo quando vediamo che ci sono delle giornate calde, estive, eccetera, io preferisco sempre un prodotto cremoso perché voglio essere appunto sicura che duri tutto il giorno senza appunto fare troppi step.
fammi rimesso. Siccome ho visto che hai una papera anche abbastanza oleosa, vado subito a fissare tutto con la cipria, come abbiamo fatto prima, ecco. Diciamo che sono un buon esempio per far capire quanto è bravo il make-up artist o l'esperto di bellezza. Ok, chiudo per grazie. Lo step qua, dove mettiamo la cipria, serve appunto anche per far risaltare più il colore dopo. Se noi abbiamo intenzione magari in un trucco di utilizzare dei colori magari un pochino più accesi del solito, non i soliti neutri, così risalteranno molto di più. Appunto, abbiamo detto che ci dobbiamo preparare per un cocktail. Sì, esatto, ecco. Quindi dobbiamo uscire in evidenza, però con il dovuto buon senso. Esatto. Okay. Iniziamo col colore. Allora. Vado a utilizzare. Sì, iniziamo con questo. Magari prendiamo una piccola pausa, a breve con noi, lezioni di stile, state con noi!